Domenica 8 ottobre 2023 siamo a Piadena per vedere l'incontro di calcio tra Martelli di Piadena e Robecco d'Oglio. Le squadre in campo le vedete in sovrappressione nelle loro formazioni. Le squadre si stanno preparando per entrare in campo, eccole che entrano in campo per schierarsi al centro del campo per il saluto ai tifosi. Giornata bellissima questa seconda domenica di ottobre, certamente impropriamente autunnale perché il caldo è opprimente, dobbiamo dire, anche se sugli spalti soffia un grazioso vento che rinfresca i tifosi. Le squadre si stanno schierando e salutano i propri sostenitori e noi allora diamo un'occhiata alle panchine, cominciando dai giocatori della squadra di casa del Martelli di Piadena, per poi dare uno sguardo anche agli ospiti del Robecco d'Oglio che si alzano e salutano. E noi salutiamo i nostri piccoli amici Gioia e Gabriel che ci hanno aiutato a trovare la postazione migliore per evitare i pali della tribuna. La partita ha avuto inizio. Robecco d'Oglio contro Martelli di Piadena. Siamo a Piadena per la quinta giornata del campionato dilettanti seconda categoria provincia di Cremona. E siamo al terzo minuto del primo tempo. Morenghi al pallone sul centro del campo, passa la palla a Fantini, Fantini avanza, vede ancora Morenghi, ritorna il pallone, bello questo triangolo, palla adesso sui piedi di Baltag che rimette la palla al centro ed è Fantini che anticipa tutti e mette la palla in gol al terzo minuto del primo tempo. È già in vantaggio la squadra di casa con una bellissima azione corale che ha messo in condizione Fantini di realizzare la prima rete di questa partita. Vale la pena di rivederla tutta questa bellissima azione del Martelli che parte dai piedi di Morenghi che poi la lascia a Fantini, Fantini la ritorna a Morenghi, poi è Baltag che entra in area e senza che gli avversari tocchino il pallone, l'ultimo a toccare è Fantini che anticipa il portiere Franze e mette nel sacco l'1-0 per la squadra di casa. E al quarto minuto la partita ricomincia, Martelli in vantaggio sul Robecco che cerca di riportarsi subito in avanti. La palla viene respinta di testa, la conquista Gianluca Girelli che tenta un tiro da lontano sperando di centrare la porta, ma non lo fa. È curioso questo fallo laterale che non entra in campo, ma l'arbitro lo assegna alla squadra avversaria. Al decimo, punizione sulla tre quarti per il Robecco. Palla in area, colpo di testa di Massimiliano Girelli che carambola sulla testa di un difensore e c'è corner. E al centro del campo avanza Pietta che tenta un tiro da lontano, non trattiene Franze ed è Fantini che irrompe e mette la palla in gol. L'arbitro però fischia un fuorigioco e annulla questo gol che noi andremo a rivedere. E possiamo vedere la posizione del numero 7 Fantini che in questo momento nel fermo immagine appare dalla destra del teleschermo e subito dietro di lui c'è un giocatore in verde che probabilmente lo teneva in gioco. Probabilmente con il VAR tecnologicamente attrezzato questo gol sarebbe anche stato potuto essere assegnato. 14esimo minuto del primo tempo, punizione per la Martelli. Palla in area, respinta dai difensori di testa, si crea un parapiglia in area, prende la palla Fantini, ma il parapiglia continua finché arriva Zaffanella che tira una portata sul primo palo, ma Franze la respinge. Bella questa azione e bellissima anche la parata del portiere del Robecco. La palla arriva nella metà campo del Martelli, scende dal cielo, la spizza Gianluca Girelli, respingono i difensori, ma sulla respinta arriva il ruente Gianluca che spara lontanissimo. E c'è un corner per il Robecco, tutto pronto per il tiro. Arriva la palla in area, zuccata di Gianluca Girelli, zuccata vincente che porta al pareggio la squadra del Robecco. E Gianluca Girelli viene abbracciato da tutti i giocatori del Robecco per questo pareggio raggiunto ancora nel primo tempo e c'è l'esultanza personalizzata dell'autore del gol. E rivediamo al rallentatore la deviazione di Ferrari Alessandro per la testa di Gianluca Girelli che perentoriamente mette in gol e poi corre ad abbracciare il suo compagno Scarinzi che ha saputo mettere in area un pallone invitante. E al 16esimo minuto del primo tempo pareggio ottenuto dalla squadra del Robecco e la partita ricomincia. E ancora il Martelli che avanza, entra in area, Pietta, avanza, tira in porta, la palla viene attutita, finisce tra le braccia di Franze. 19esimo minuto, punizione per Martelli, colpo di testa di Baltag, occasione d'oro. È in attacco Robecco con Fornasari, Fornasari offre una palla d'oro a Massimiliano Girelli che tira direttamente in porta, ma Manfredi è bravissimo a deviare in corner, ottima questa azione, ottima la parata.
Delizioso l'assist di Fornasari per Massimiliano Girelli, che di prima intenzione gira in porta di destro, ma Manfredi devia in corner. Dai corner arrivano i pericoli maggiori per la squadra del Martelli, e adesso c'è Valvano che di testa tenta un'altra incornata vincente, ma non gli riesce. 36esimo corner per la Martelli, palla in area, svetta su tutti, più due Emanuele, ma la palla è altissima. 40esimo minuto, fallo laterale per la Martelli, batte Manfredi per Pietta, Pietta gli ritorna il pallone e Manfredi lo rimette al centro, sponda di Zaffanella per Morenghi Giacomo che tira in porta, ribatte la difesa, prende però il pallone, balta che si divincola, si libera per il tiro, ma il tiro è Sbilenco. Martelli ancora in avanti sulla fascia destra con Manfredi che va verso il centro del campo, la dà a Pietta, Pietta entra in area, da tu per tu col portiere, spara altissimo. Dobbiamo rivedere questa azione perché è ottima per la Martelli. Ecco che Pietta entra in area, supera tutti, a tu per tu con Franze, palla altissima. Siamo giunti al 48esimo del primo tempo, l'arbitro ha concesso 3 minuti di recupero anche per il Colin Black. E su questo fallo laterale l'arbitro fischia la fine del primo tempo, che vede le squadre in parità. Primo gol di Fantini Daniele al terzo minuto, pareggio raggiunto da Girelli Gianluca al 16esimo del primo tempo, 1-1 tra Robecco e Martelli.